Hanno le novità di quest'anno? Ebbene, quest'anno abbiamo appunto da portare avanti soprattutto l'idea di Marcello, quindi abbiamo questo dovere morale. Dopodiché abbiamo una serata intensa di artisti provenienti addirittura da tutta Italia, Torino, Bergamo, delle scuole regionali calabresi, quindi un 12 concorrenti, nonché molti artisti di cui molte ragazze, giovani, cantanti calabresi che sono stati già dalla Antonella Clerici, che fungono un po' da ospiti per onorare questo progetto di Marcello, e quindi pensiamo a una serata veramente intensa, veramente ricca di personaggi, nonché allo scopo di valorizzare le risorse artistiche calabrese come abbiamo sempre pensato con Marcello, e questo è lo scopo della manifestazione. Abbiamo come novità Giada, che è una modella bivongese che vive a Roma, Evelyn, che mi coadiuva, Candido di Gioiosa in questa mia fatica di presentazione, e quindi una serata veramente ricca, veramente intensa. Sarà un'edizione comunque, quella di Stile in Musica, il terzo anno, che però non sarà nella direzione che si potrebbe pensare della commemorazione della figura di Marcello. Marcello è stato storia, è storia e rimarrà storia per quanto riguarda il futuro, perché stiamo lavorando ad un progetto che insieme alla famiglia e a Mimmo Bova, che è il curatore artistico di questa iniziativa, porterà praticamente all'emersione di talenti nuovi, di melodie nuove, di testi nuovi, e anche per quanto concerne quell'aspetto artistico di Marcello che non è stato come dire, valorizzato a sufficienza in questi ultimi anni, ed è quello dei suoi scritti, delle sue poesie, che in particolare la sera del 20 agosto avremo modo di proporre al nostro pubblico. Marcello ha tanto voluto che si facesse questo Stile in Musica. Tu cosa ricordi dei primi momenti in cui ne ha parlato e poi quando ha visto la prima realizzazione? Ma lui ci teneva molto a questa manifestazione, l'ha inventata lui, l'ha creata lui 3 anni fa, e è stata fatta la prima, la seconda edizione, quest'anno si farà la terza grazie ai suoi amici che hanno fortemente voluto questa manifestazione, che non è un memorial al ricordo di mio padre, di Marcello, ma è un proseguio di questa manifestazione dove ci saranno, spero, tanti bravi cantanti e anche cantautori, spero. E niente, insomma, sono veramente contento che vada avanti e che si riesca a fare per la terza anno consecutivo.